So, ladies and gentlemen, the Vice President and I are very pleased to welcome you to our press conference. As a precaution, and as he has done already in the past, the Vice President is joining remotely. Il Vice Presidente ed io siamo molto felici a darvi benvenuti alla nostra conferenza stampa. Come precauzione, già stato fatto nel passato, il Vice Presidente sarà con noi in maniera digitale e tramite collegamento Zoom. Oggi è la prima volta dal 2021, nel 2021, la nostra prima conferenza stampa, quindi vorrei farvi i miei più cari auguri per un nuovo anno più salutare, un nuovo anno più bello per tutti noi. Siamo certamente tuttora molto impattati dal coronavirus e le nuove varianti. Non possiamo tuttora avere le conferenze stampe come nel passato, in maniera fisica, perché purtroppo il Covid non ce lo permette, ma speriamo che ciò cambierà nel corso del 2021. E vorrei esprimere dal nome della BCE le nostre simpatie e condoglianze a tutte le persone che hanno sofferto il Covid e hanno perso i loro più cari a causa del Covid. Questo da parte mia e ovviamente della BCE. Quindi andremo a portare l'outcome del nostro incontro, che era atteso anche dal vicepresidente Valdis Dombrovskis. L'inizio della vaccinazione all'interno dell'UE è un grande traguardo dell'Unione Europea. Ciò nonostante, la pandemia continua a porre i propri rischi nei confronti dell'economia della zona euro, ma anche all'economia globale. Il nuovo incremento di casi Covid e le nuove restrizioni imposte in tanti paesi dell'Eurozona stanno distruggendo l'attività economica. L'attività nel settore manifatturiero continua a starci bene, però purtroppo il servizio dei settori è stato colpito in maniera molto severa, soprattutto sin dall'inizio del 2021. L'output molto probabilmente andrà a contrarsi nuovamente e ci sono rischi al ribasso, soprattutto per quanto concerne l'outlook economico nel breve termine. L'inflazione rimane bassa grazie alla domanda al ribasso e soprattutto i prezzi più bassi. Secondo il nostro baseline valutazione, ci sarà questa inflazione bassa nel medio-lungo termine. In questo ambito è necessaria una politica molto accomodante per preservare le condizioni finanziarie piuttosto positive. Cercando di ridurre l'incertezza e sostenere il confidence, questo andrà a sostenere le spese dei consumi e sostenere l'attività economica, aiutando alla stabilità del prezzo. Nel frattempo, le incertezze rimangono tantissime, soprattutto per quanto riguarda le dinamiche della pandemia e la velocità della campagna delle vaccinazioni. Gli sviluppi del cambio l'euro-dollaro nel medio termine avranno un impatto sull'inflazione importante. Noi siamo pronti ad aggiustare tutti i nostri strumenti in maniera appropriata per assicurarci che l'inflazione si sposti verso il nostro target, in linea con ovviamente i nostri obiettivi di simmetria. Abbiamo deciso di riconfermare il nostro orientamento molto accomodante della politica monetaria. In primo luogo abbiamo deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. Ci aspettiamo che rimarranno ai livelli presenti finché non vediamo le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2%. Una convergenza simile
non si rifletterà in maniera coerente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo. In secondo luogo, il Consiglio direttivo proseguirà gli acquisti nell'ambito del programma di acquisto per l'emergenza pandemica PEP con una dotazione di finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro. Esso condurrà gli acquisti netti di attività nell'ambito del PEP almeno sino alla fine di marzo 2022, in ogni caso finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. Gli acquisti nel quadro del PEP saranno condotti per preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia. Se le condizioni di finanziamento favorevoli possono essere mantenute mediante flussi di acquisti di attività e che non esauriscono la dotazione nell'orizzonte degli acquisti netti del PEP, non sarà necessario utilizzare appieno la dotazione. Ulteriormente, la flessibilità dei nostri acquisti continuerà a sostenere la transizione di politica monetaria all'interno delle regioni e paesi. Il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEP almeno sino alla fine del 2023. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEP sarà gestita in modo da evitare interferenze con l'adeguato orientamento di politica monetaria. Tutto ciò per preservare le condizioni di finanziamento favorevoli che contribuiscono a contrastare lo shock negativo della pandemia sul profilo dell'inflazione. Come detto, il PEP continuerà almeno sino alla fine del 2023. In ogni caso, la futura riduzione del portafoglio del PEP sarà gestita in modo da evitare interferenze con la politica monetaria. In terzo luogo, gli acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Continueremo ad attenderci che gli acquisti netti mensili di attività nel quadro del PAA proseguiranno finché necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei suoi tassi di riferimento e che termineranno poco prima che inizierà a innalzare i tassi di riferimento della BCE. Intendiamo inoltre continuare a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PA per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE. In ogni caso, finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli a un ampio grado di accomodamento monetario. Infine, il Consiglio direttivo continuerà a fornire abbondante liquidità attraverso le operazioni di rifinanziamento, in particolar modo il TLTRO III. Resta per le banche una fonte di finanziamento interessante a sostegno del credito bancario alle imprese e alle famiglie. Vorrei spiegarvi ora la nostra valutazione dell'analisi economica. Visto la contrazione nella prima metà del 2020, il PIL della zona euro ha rimbalzato ed è incrementato del 12% nel terzo trimestre, ma rimane ben sotto i livelli prepandemici. La data che abbiamo visto, i sondaggi e gli indicatori di high frequency hanno suggerito che il ritorno della pandemia e il lockdown per contenere la pandemia hanno ribassato l'attività economica nel quarto trimestre del 2020 e peserà nell'attività economica nel primo trimestre del 2021. Per sum up, questo è in linea con le nostre aspettative e le nostre stime del 2020, dell'ultimo incontro del 2020. Gli sviluppi economici continuano ad essere incerti con il settore dei servizi colpito particolarmente forte grazie al fatto che non c'è interazione sociale e non ci sono dei incontri. Visto che le misure fiscali dei singoli governi continuano a sostenere
le famiglie e i disoccupati, ciononostante, non bastano per combattere, soprattutto per quanto riguarda le incertezze dell'outlook economico. Continuerà a pesare soprattutto sugli investimenti dei business. Guardando avanti, la vaccinazione che ha iniziato a fine dicembre ci permette di essere più confident per la risoluzione di questa crisi. Ciononostante, ci vorrà un bel po' di tempo finché l'immunità di gregge verrà raggiunta, e in questo momento i rischi non possono essere completamente messi da parte. Sino a questo punto, sino all'immunità di gregge, l'Eurozona ha bisogno di aiuti sia a livello fiscale che di politica monetaria accomodante, siccome soprattutto finché le misure di contenimento del virus non saranno tolte nei singoli paesi. I rischi della crescita economica dell'Eurozona rimangono al ribasso, ma meno pronunciate. Le notizie per le prospettive dell'economia globale e l'accordo tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, insieme al processo di vaccinazione, ci incoraggiano ad essere ottimisti, ma ciò nonostante le implicazioni sull'economia e il sistema finanziario rimangono ad essere al ribasso. L'inflazione dell'Eurozona rimane invariata a meno 0,3% a dicembre, a causa delle dinamiche del prezzo dell'energia che sono state più bassi e ovviamente per la riduzione dell'IVA in Germania negli ultimi mesi. La pressione sull'inflazione rimarranno presenti soprattutto a causa dei settori del turismo e i viaggi, e per il fatto che gli stipendi rimangono bassi, soprattutto per quanto concerne l'Eurozona. Quando l'impatto della pandemia sarà nel passato, noi cercheremo di spingere l'inflazione nel medio termine. I sondaggi, le ricerche di mercato ci fanno pensare che l'inflazione rimarrà a livelli bassi, ciononostante gli indicatori del mercato sono aumentati leggermente. Tornando all'analisi monetaria, la crescita di liquidità M3 è incrementata dell'11% nell'ottobre 2020 grazie all'incremento dei depositi in Europa. La crescita della liquidità è stata sostenuta dal nostro programma APP dell'Eurozona in un contesto in cui la maggior parte delle persone preferiscono la liquidità in questo momento e il basso costo dei depositi. Il nostro M1 rimane il fornitore principale di crescita sotto questo punto di vista. Gli sviluppi dei prestiti nel settore privato è stato caratterizzato con dei prestiti molto bassi per le aziende e pochissimi prestiti nei confronti delle famiglie. Per quanto riguarda le aziende, ci sono dei prestiti molto modesti, soprattutto nel mese di dicembre. Ciononostante, la crescita annuale rimane invariata al 6,9%, che riflette il forte incremento di prestiti nella prima metà dell'anno. Il tasso di crescita annuale di prestiti delle famiglie rimane stabile al 3,9% a novembre, che è piuttosto un flow positivo a livello mensile. I sondaggi per quanto riguarda invece i prestiti bancari ci fanno vedere un restringimento di crediti nei confronti delle famiglie, e questo a causa dei rischi che comportano questi crediti nei confronti delle famiglie e preoccupazione ovviamente della possibilità di ridare questi prestiti e così
fare NPL. I sondaggi ci indicano incremento in domanda di prestiti per le famiglie, in particolar modo per acquisti di immobili, anche se ovviamente le circostanze continuano ad essere pessime. Le misure di politica monetaria e le misure dei singoli governi sono essenziali per sostenere i prestiti delle banche e l'accesso a liquidità sia alle banche che alle famiglie e le imprese. Per fare il sum up, la nostra analisi ci segnalano una necessità di politica monetaria accomodante per sostenere l'attività economica e far tornare l'inflazione ai nostri target vicino al 2%. Per quanto riguarda invece le politiche fiscali, un pacchetto ambizioso e deciso rimane critico per l'economia della zona euro. A questo punto il sostegno continuo dei singoli paesi, sia nei confronti delle famiglie ma sia nei confronti delle aziende, rimane assolutamente fondamentale viste le nuove misure di contenimento del Covid. Queste misure però devono continuare ad essere più possibile mirate e più possibile di più grande aiuto nei confronti delle famiglie, delle imprese e le regioni. Il Consiglio direttivo riconosce il ruolo principale del Next Generation UE e sottolinea l'importanza di questo pacchetto, soprattutto deve diventare attivo senza alcun ritardo, quindi chiediamo ai governi di accelerare i loro piani per non causare ritardi e per permettere il trasferimento di soldi e ovviamente finanziamenti a più presto possibile. Questo aiuterà questo piano di contribuire al recupero dell'economia, sperando sempre più veloce e sempre più sano, spingendo il potenziale di crescita economico dell'Eurozona e sostenendo l'efficacia della politica monetaria dell'Eurozona. Questo genere di politiche strutturali è particolarmente importante per rispondere alle debolezze istituzionali nel lungo termine ed accelerare soprattutto la transizione green e la transizione digitale. Siamo a disposizione per le vostre domande. Vorrei introdurre il nuovo direttore di comunicazione, Wolfgang Prosel, il nostro nuovo direttore di comunicazione. Grazie, Madame Lagarde. La prima domanda va a CNBC, Annette Weisbach. Grazie mille per l'opportunità. Avrei una domanda per i livelli, per le condizioni di rifinanziamento. Quindi lei ha detto che c'è un inasprimento delle condizioni di prestiti secondo i sondaggi che avete fatto e le banche. Quando le preoccupa questo fatto e le preoccupa anche l'outlook economico dell'Eurozona? Quanto preoccupate appunto di questi sondaggi che avete fatto? Grazie Emilio, vorrei partire dalla seconda parte della sua domanda che è rivolta all'outlook economico, poi ne parliamo anche dei sondaggi che riguardano le banche. Stiamo guardando la situazione attuale dell'economia e stiamo vedendo degli sviluppi molto misti. Questi sviluppi misti che si trattano ovviamente dei diversi paesi che sono state colpite in maniera molto diversa,
Quindi se dovevo mettere in due categorie gli sviluppi che abbiamo visto, ci sono alcuni sviluppi positivi ed altri non così positivi. La parte positiva sarebbe il fatto della vaccinazione, per esempio. Questo è il numero uno di positività in questo momento, nonostante le difficoltà all'inizio. In questo momento abbiamo due vaccini approvati e molto probabilmente un terzo che sta per arrivare l'approvazione. Il secondo punto positivo è l'accordo tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, quindi c'è un Brexit con accordo. Questo ha avuto impatto soprattutto sulle nostre proiezioni economiche di dicembre. Abbiamo fatto i nostri calcoli come se non ci dovesse essere un accordo, quindi siamo stati sorpresi in maniera molto positiva. Il terzo fattore è che i leader europei hanno finalmente accettato e superato le difficoltà per lanciare finalmente il pacchetto Next Generation UE, perché si tratta di stimoli fiscali molto importanti che saranno decisivi per gli anni ad avvenire per l'Eurozona. E tutte queste risorse devono essere a disposizione il prima possibile per ovviamente aiutare ai paesi membri e ovviamente mettere in azione questo piano. Questo sicuramente però è un punto positivo che è stato confermato. Come parte dei punti positivi vorrei dire il fatto anche che il settore manifatturiero dell'Eurozona è nella strada giusta, nella direzione giusta, in territorio positivo. E come ultimo punto, l'inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti, tutte le incertezze che erano legate alle elezioni di Georgia sono già nel passato, quindi questa è la mia categoria di cose, di cose positive. Ovviamente ci sono anche elementi non così positivi, come il fatto che la pandemia è peggiorata in tanti paesi, il lockdown sicuramente disturba il recupero dell'economia, la nuova variante che arriva dalla Gran Bretagna e dalla Sudafrica sicuramente disturba, questo è un punto diciamo negativo. La data che stiamo vedendo invece dice che l'attività sicuramente migliorerà nella seconda metà del 2020 e nella prima metà del 2021. Stiamo guardando la data della mobilità, il PMI, le vendite al dettaglio. Questi sono i numeri che sono diminuiti soprattutto nell'ultimo quarter del 2020. In questo contesto, l'inflazione, il numero dell'inflazione rimane molto basso, molto debole. Sappiamo che il numero di dicembre è meno 0,3, ci attendiamo che i numeri del 2021 rimarranno simili, ma piuttosto positivi per motivi meccanici legati al prezzo delle energie, ma anche l'abbassamento dell'IVA tedesco. Queste pressioni sicuramente continueranno a pesare sull'inflazione a causa soprattutto del mercato del lavoro in sofferenza in Europa, e poi ovviamente il basso prezzo dell'energia e soprattutto, come stavo dicendo, appunto l'IVA tedesca. Tante decisioni sono state prese a dicembre. Noi stiamo facendo questo nonostante le proiezioni che abbiamo annunciato a dicembre, però continuiamo a credere che le nostre valutazioni rimarranno quelle che sono, nonostante i punti positivi e i punti negativi che ho elencato proprio pochi secondi fa, rimane tanta incertezza, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi, soprattutto il lockdown che senz'altro disturbano e potrebbero far cambiare le nostre proiezioni. Credo che comunque le nostre proiezioni di dicembre sono tuttora validi, ma potrebbero esserci dei cambiamenti appunto legati
a questi rischi che rimangono legati al Covid-19. Alla luce di ciò che abbiamo deciso, e soprattutto riconfermare le nostre proiezioni per mese di dicembre, non solo riconfermare le nostre politiche monetarie introdotte appunto a dicembre. Siamo tuttora molto focalizzati su tutti gli sviluppi e soprattutto pronti ad aggiustare, a ricalibrare i nostri strumenti, soprattutto se questo sarà necessario. Questa è la cornice per il momento, questa è la situazione per il momento. Vorrei zoomare invece e spostarmi verso le condizioni finanziarie favorevoli, perché ovvio questo è il compass, è la bussola che stiamo usando per capire come esattamente è la situazione, e soprattutto vorrei rileggere il comunicato stampa, perché questa è la frase più importante. Noi stiamo dicendo acquisti per quanto riguarda il PEP continueranno ad essere condotti per preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia. Se le condizioni di finanziamento favorevoli possono essere mantenute mediante flussi di acquisti di attività che non esauriscono la dotazione nell'orizzonte degli acquisti netti del PEP, non sarà necessario utilizzare appieno la dotazione. I tempi sono fino a marzo 2022, ma la seconda ovviamente frase è che saranno acquisti molto flessibili per prevenire appunto un restringimento, irregolarità legati alle condizioni di rifinanziamento sinora favorevoli, un impatto negativo sull'inflazione. Quindi la nostra bussola è condizioni di finanziamento favorevoli, ma anche un altro punto importante che ci guida è l'inflazione e soprattutto l'impatto negativo che ha avuto la pandemia sull'inflazione. Quindi come identifichiamo quando non abbiamo queste condizioni di finanziamento favorevoli? Innanzitutto è tutto un approccio multitasking, ovvero che si occupa di tanti settori, non solo di un settore o due settori, che potrebbero essere famiglie, piccole e medie imprese, mondo corporate, il mondo delle grandi aziende. Quindi noi cerchiamo di controllare il sistema finanziario favorevole per tutti questi. Guardiamo anche i rendimenti, soprattutto dei bond corporate, ma anche dei bond governativi. E ci sono quindi tutti questi indicatori che stiamo prendendo in considerazione per sostenere le condizioni finanziarie nell'eurozona e seguire comunque le dinamiche legate all'inflazione. Quindi abbiamo deciso che per il momento i nostri strumenti sono adeguati per far tornare l'inflazione al livello pre-pandemici. Mi piace pensare che è così. Però se sarà necessario andremo a ricalibrare i nostri acquisti nel lungo termine. Quindi non dimenticatevi che il PEP è inteso per preservare le condizioni finanziarie, però la parola chiave è flessibilità. Flessibilità sia per quanto riguarda il timing, sia per quanto riguarda gli asset classes, sia per quanto riguarda i paesi che raggiunge. Quindi ha questa funzione doppia. Perciò tutto ciò rimane invariato e la flessibilità rimane uno dei chiavi per il nostro PEP, una delle descrizioni chiavi per il nostro PEP. La prossima domanda va a Reuters. Grazie per prendere la mia domanda intanto. Per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, quanto grande è l'impegno che avete nei confronti dei
dei mercati, soprattutto abbiamo visto la crisi anche in Italia, quindi un po' l'Europa scombussolata sotto questo punto di vista. La seconda domanda è il controllo della curva dei rendimenti. Secondo lei è una cosa che la BCE dovrebbe iniziare a considerare? Che cosa farebbe se le venisse proposta questa cosa? Let me just again restate what we are doing, which by definition will tell you what we're not. Grazie per le due domande. Vorrei intanto riaffermare ciò che stiamo facendo, che vi dirà automaticamente che cosa non stiamo facendo. Quindi il nostro obiettivo è preservare le condizioni di finanziamento favorevoli e noi vogliamo fare questo perché questo sosterrà le spese dei consumatori, gli investimenti, ci aiuterà a raggiungere il nostro mandato di stabilità di prezzo. E come detto, la nostra valutazione di condizioni favorevoli di finanziamento la nostra valutazione non si basa solo su un indicatore. Prendiamo in considerazione tantissimi indicatori come le linee di credito delle banche, le condizioni dei crediti, i rendimenti dei corporates, i rendimenti dei bond governativi. Quindi grazie a questi indicatori noi cerchiamo di appunto fare una valutazione se le condizioni di finanziamento sono adeguati o meno. Ovvio che i rendimenti dei bond sovrani sono un benchmark molto importante, soprattutto sui crediti che riguardano l'economia, ma per il momento non vediamo questo sviluppo. Per quanto riguarda i rendimenti governativi, non vediamo alcun pericolo per l'Eurozona, almeno per questo, almeno attualmente. Quindi queste non prendiamo in considerazione solo i rendimenti, ecco quello che volevo dire. Stiamo prendendo in considerazione tantissimi indicatori che aiutano a finanziare l'economia e tantissimi indicatori che ci aiutano a capire se per il momento sta andando bene appunto il nostro obiettivo di finanziamenti favorevoli. It's impossible to understand you. We can't hear you. Okay. Oh. Allora, senta, non la sentiamo, c'è qualche problema con la connessione. With the digital euro, can you encourage them? Why is the digital euro good for people like you and me? I'm very sorry, but we lost half of your question, so I know it relates to the euro and I know that it's about you and me, but anything else. Guardi, mi dispiace tanto, però non ho sentito la sua domanda, ho sentito solo un pezzo sull'euro che riguarda me e lei, però veramente non ho sentito la sua domanda. Può per favore ripetere? Can you encourage them? Why is the digital euro good for people like you and me? Thank you. You know, the word I was missing in your question. Tante persone si stanno chiedendo che cosa le accadrà con l'euro. Le può rassicurare in qualche modo? Ok, quindi la parola chiave è digital, ovvero l'euro digitale. Allora, se avremo un euro digitale, non avremo sempre le banconote. In ogni caso, quindi io non credo che qualcuno deve pensare che le banconote sono una cosa opposta all'euro digitale. Tutte e due avranno una coesistenza e continueranno a coesistere anche se ci fosse l'euro digitale. Io vorrei anzi ricordarvi dove siamo per quanto riguarda questo processo. Abbiamo lanciato una consultazione all'interno dell'Europa
dal 12 ottobre al 12 dicembre, dove abbiamo avuto 8.000 persone che rispondono ai nostri sondaggi e abbiamo incluso due domande nel nostro questionnaire. Abbiamo ricevuto delle informazioni molto importanti che in questo momento sono in processo di studio e saranno pubblici questi studi ben presto, quindi è un processo totalmente, completamente trasparente. I miei colleghi hanno già fatto il reporting nei confronti del Parlamento europeo per quanto concerne questo sondaggio e vi assicuro che sarà postato nel nostro sito molto probabilmente ad aprile, ma ad aprile molto probabilmente decideremo se continuare avanti con questo lavoro o meno, ma ci sono tante domande che non sono state risolte e quando risolveremo tutte queste questioni, come ad esempio la forma, la tecnologia dietro che bisogna sostenere questo processo, il processo tramite il quale questo euro digitale sarà creato, non vorrei assolutamente avere questa immaginazione che possa accadere subito, ci vorranno degli anni, una questione molto, molto complessa, sarà un disruptor, quindi non mette in pericolo in alcun modo le banconote e la nostra politica monetaria, non abbiamo deciso sinora quale sarà la tecnologia che useremo per sostenere l'Europa digitale, ma le valute digitali sono già state lanciate, però sono state lanciate solo in pochissimi paesi, come per esempio la Cina, però devono essere al servizio di tutti i cittadini, quindi non è una cosa che sono buoni solo per i giovani o buoni solo per l'elite, no, se una cosa fatta bene deve essere buona per tutti, non solo per una parte della società, per tutti i cittadini e quindi ovviamente io lo dico, non siamo ancora lì, non ci siamo ancora arrivati, ci devono essere prese tante decisioni, soprattutto che riguardano ovviamente la tecnologia, la trasmissione con la politica monetaria, quindi è chiaramente un tema che ci affascina e cerchiamo comunque di rispondere alle esigenze dei nostri cittadini, come per esempio la Svezia o l'Olanda, che la Svezia fuori della Eurozona, però all'interno dell'Unione Europea, dove lì però per esempio questa questione è molto importante e perciò è stata accelerata appunto proprio anche grazie alla pandemia. La prossima domanda va alla giornalista di Bloomberg News. Allora, secondo i vostri sondaggi, l'ha detto proprio poco fa, le condizioni di credito, le linee di credito nei confronti delle famiglie da parte delle banche si sono irrigidite. Però appunto queste linee di credito possono esporre le banche ad un rischio maggiore, appunto per creare questi NPL, non performing loans, e persone che non potrebbero ridare i prestiti, quindi che cosa sta pensando il consiglio direttivo sotto questo punto di vista e quanto la politica monetaria possa aiutare, soprattutto tramite il vostro TLTRO, quanto possa esattamente aiutare questa questione? Grazie per la sua domanda. Per quanto concerne il TLTRO, vorrei ricordarle esattamente che cosa è il TLTRO. Il TLTRO 3. Il TLTRO 3 è per sostenere il finanziamento dell'economia e la forza dei crediti nei confronti di tutti i segmenti dell'economia, in particolare il settore finanziario, ma non solo. Cerchiamo di sostenere tutti i segmenti dell'economia.
È stato creato con l'obiettivo di fare finanziamenti nei confronti di tutti, è molto attraente a mio avviso, e le banche secondo noi saranno incoraggiate a rispondere alla domanda che arriva sia dalle famiglie che dalle imprese, dei loro clienti insomma. Quindi quando guardiamo i numeri del secondo trimestre, in particolar modo il secondo TLTRO 3, è stato l'effetto, l'impatto è stato ben sopra le nostre stime fino a questo punto, ben sopra le nostre stime sia per il secondo TLTRO 3. Questo ci incoraggia a pensare che l'aiuto che stiamo prestando alle banche per poter ovviamente proseguire con le linee di credito sono abbastanza sufficienti, il che vuol dire che le banche che sono state incluse all'interno del sondaggio ci hanno risposto appunto che il TLTRO li ha incoraggiati, li ha aiutati per fornire liquidità nei confronti dell'economia. Ovvio che nello stesso tempo le banche devono essere attente alle circostanze economiche, devono essere attente ai loro clienti, alla situazione dei loro clienti e quali sono le garanzie che propongono i loro clienti. Ovvio che loro devono fare le loro risk assessments, ovvero valutazioni per quanto concerne i rischi che comportano queste linee di credito. Quindi, visto questo background, queste linee di credito sono a disposizione a tutti sta alla responsabilità della banca a fare la propria valutazione per quanto concerne i rischi, chiunque sia il cliente. Quindi abbiamo avuto un'ottima discussione con il TLTRO e se ha funzionato, se deve essere esteso nel tempo, se devono essere altri lanci e se le banche gli sarà permesso nel lungo termine di essere tra i range 50-55% come al momento per essere appunto più favorevole. Quindi abbiamo già discusso, osservato, abbiamo già deciso che i tassi di prestiti sono ai livelli più bassi da sempre, ad 1,5% per le aziende grosse, per 1,5% per le famiglie, quindi io direi che sono condizioni di finanziamento molto favorevoli e credo che il TLTRO ha contribuito veramente tanto per questo. La prossima domanda va a The Financial Times. Martin, ci sente? Sì, eccomi qua. Sì, la sentiamo, prego. Prego. Due domande per lei. Una è per quanto concerne la politica fiscale, molto probabilmente gli Stati Uniti lanceranno un grande pacchetto del presidente Biden, però la maggior parte dei paesi dell'Eurozona pianificano di ridurre i propri aiuti fiscali. Secondo, ci può spiegare meglio che cosa intende condizioni favorevoli finanziarie? Può spiegarci meglio la reaction function, soprattutto rispetto a quello che ha fatto Mario Draghi nella sua speech nel 2013 ad Amsterdam, che ha spiegato esattamente come reagirebbe rispetto alle circostanze. Può spiegarci anche lei? Grazie per la sua domanda. Allora, prima parto con la questione dei stimoli fiscali. Io vorrei sottolineare che sia dal punto di vista di politica monetaria, ma anche a livello di politica fiscale, io ribadisco che deve continuare ad essere accomodante. La situazione è di grande incertezza e è ovvio che abbiamo bisogno di stimoli fiscali sia a livello nazionale sia a livello europeo, attenzione, tutti e due, per combattere con la pandemia e soprattutto fermare questo impatto al ribasso per quanto concerne la crescita dell'economia. Quindi crediamo che gli aiuti fiscali devono continuare
Però attenzione, perché abbiamo già fatto il nostro nel nostro comunicato stampa abbiamo già ribadito più volte che speriamo che grazie a queste politiche combinate tra politica monetaria e politica fiscale vedremo i risultati nel corso del 2021, ma soprattutto nella seconda parte del 2021, poi spostandosi verso 2022. Ma ovvio che gli aiuti fiscali devono continuare a sostenere le economie. Vorrei anche dire che gli sforzi che sono stati fatti a livello nazionale, ma anche a livello di banche centrali, e le garanzie che abbiamo messo insieme sono più o meno il 24% del GDP più il pacchetto che è stato approvato inizialmente ad aprile, il programma SURE della Commissione europea, e l'EIB che è un totale di 45 miliardi di euro. Insomma, questi sono già programmi che sono stati lanciati dalla Commissione europea. Invece anche i fondi del Fondo Monetario Internazionale, l'anno, il multi-annual budget, insomma, già bisogna dire che sono stati lanciati degli aiuti molto significativi. Quindi la sua domanda mi fa ripetere che sì, devono essere estesi questi aiuti, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, ma mi fa ripetere in questo momento che questo nuovo Next Generation deve essere lanciato nel 2021 per ovviamente rispondere agli impegni che sono stati presi, e soprattutto gli impegni che sono stati presi nei confronti dei singoli paesi dopo il piano che hanno presentato loro per il loro Recovery and Resilience Plan. Ma questi sforzi in comune che abbiamo fatto sono stati di grande aiuto ci hanno fatto vedere la voglia politica di questi 27 paesi per avere un'autorità fiscale unica e assomigliare sotto questo punto di vista agli Stati Uniti. Vorrei accogliere l'opportunità di fare gli auguri più sincero a Janet Yellen, che è stata nominata come il segretario del Tesoro negli States, e sono sicura che sarà all'altezza del lavoro e sarà sicuramente un ottimo segretario del Tesoro. Per quanto riguarda la seconda domanda, mi sono dimenticata, mi può ricordare perché? Ah, ecco, mi sono ricordata, volevo sapere se farò lo stesso speech con questi dettagli che ha dato l'ex presidente della BCE, soprattutto per quanto concerne le condizioni finanziarie favorevoli. Non ho schedulato per il momento, ma è ovvio che noi abbiamo capito quali sono i principi generali e la determinazione per quanto concerne la parola favorevoli. Abbiamo già indicato più volte tutti gli indicatori multipli che stiamo prendendo in considerazione, tutti i settori che stiamo prendendo in considerazione per poter rispondere alle condizioni finanziarie favorevoli e sostenere però nello stesso momento l'economia e soprattutto combattere l'impatto negativo che ha avuto la pandemia nei confronti dell'inflazione. Questi indicatori multipli ci aiutano di capire esattamente fino a quando e fino a che punto le condizioni finanziarie sono effettivamente favorevoli. Ovviamente ci sarà altra valutazione che accadrà a marzo, ci saranno le nuove proiezioni che noi renderemo disponibili al pubblico senza alcun problema, e sicuramente lì i dettagli saranno ancora più espliciti. Prossima domanda, Isabella Buffacchi, Il Sole 24 Ore, prego. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Avrei due domande. La prima è per quanto riguarda il pacchetto PEP. Ovvio che il pacchetto non deve essere usato nel pieno e potrebbe essere ricalibrato se necessario.
Secondo lei questo è un po' un approccio hawkish? Sì o no? Ho sbagliato sotto questo punto di vista? Seconda domanda. Di nuovo alle condizioni finanziarie favorevoli. Che cosa ci dice la frammentazione tra le banche che abbiamo visto? Quanto preoccupati siete degli NPL e se siete assolutamente preoccupati per quanto riguarda la frammentazione bancaria che abbiamo osservato nell'Eurozona? Beh, io vorrei tornare verso questa stessa frase che è stata elaborata in maniera molto molto attenta. Io vorrei proprio portare la vostra attenzione a questa frase ed è sulla parola equally, ovvero ugualmente. Questa è già... Allora, io non vorrei più leggere perché ho già letto prevalentemente, ma questa frase è: se le condizioni finanziarie favorevoli potranno essere mantenuti e se il pacchetto... Allo stesso modo, la dotazione può essere ricalibrata, se richiesto, per preservare condizioni di finanziamento favorevoli che contribuiscono a contrastare lo shock negativo alla pandemia sul profilo dell'inflazione. Se le condizioni di finanziamento favorevoli possono essere mantenute mediante flussi di acquisti di attività che non esauriscono la dotazione nell'orizzonte degli acquisti netti del PEP, non sarà necessario utilizzare appieno la dotazione. Quindi io non so che cosa devo rispiegare nuovamente. Abbiamo scelto le parole in maniera molto attenta appunto per dare più informazioni possibili. Ovviamente cerchiamo di rispondere a questo ribasso dell'inflazione e cerchiamo di proteggere l'inflazione di questi pacchetti, questi aiuti che stiamo fornendo. Ma se nello stesso tempo queste condizioni favorevoli di finanziamento non potranno essere preservati, come ho già detto, ricalibreremo i nostri pacchi. Quindi io non posso essere chiara su questo punto, in quanto bisogna identificare la situazione attuale. Se sarà necessario, noi andremo a ritoccare lì dove è necessario ritoccare i nostri strumenti, ma non solo il PEP, ma tutti gli strumenti. Niente sotto il tavolo, tutto potrebbe accadere, tutto. Allora, lei mi aveva fatto una seconda domanda che non mi ricordo più. Ah, ok, frammentazione delle banche. Allora, il nostro mandato è stabilità del prezzo dell'Eurozona. Quindi, quando sento la parola frammentazione, io penso alla transizione monetaria all'interno dell'intera Eurozona, all'interno di tutti i paesi, all'interno di tutti gli stati. Questa sì che è un'altra funzione principale della Banca Centrale Europea, e questa è anche una delle opzioni del PEP, delle funzioni del PEP. Gli NPL ovviamente è una questione che rimane sotto, che rimane alla supervisione della BCE. So che André Henry è stato molto esplicito per quanto concerne gli NPL, ha già spiegato più volte che cosa devono fare le banche per evitare queste problematiche, o meglio come affrontare queste problematiche, perché è una combinazione sia di politiche di livello nazionale ma anche le politiche europee. Ma questo non è il nostro lavoro, rimane alla supervisory board, che non sta alla BCE a rispondere a questa domanda. Una domanda dalla Spagna. You could give market participants any advice on how to know whether the ECB is going to use the full PEP envelope or not, as I see this holistic and multifaceted. Può dare qualche consiglio agli operatori di merc-
cercato, può rassicurarli in qualche modo per quanto riguarda questo pacchetto PEP, perché a volte gli approcci sono stati un po' confusionari. Beh, mi spiace se lei lo vede un po' confusionario, mi spiace veramente tanto. Abbiamo un pacchetto di 1.850 miliardi di euro che potrebbe essere usato in una maniera molto flessibile, basandoci ovviamente ai nostri obiettivi, e l'obiettivo più grande è preservare le condizioni finanziarie favorevoli. Se non dovremo usare tutto il pacchetto, questo sarà perché non ci sarà bisogno di tutto il pacchetto, non perché... Se invece ci sarà la necessità di aumentare questo pacchetto, è perché le condizioni finanziarie non saranno state abbastanza favorevoli e quindi dovrà essere riconsiderato e ricalibrato. Flessibilità, qui è la parola chiave. Il punto che avevo fatto prima deve assolutamente... Abbiamo esteso il PEP a dicembre, abbiamo esteso il PEP nel corso del tempo, quindi fino a marzo 2022 potete aspettarvi che la BCE sarà presente sul mercato. Cosa che non è chiaro su questo punto? Non sarà una somma fissa, dovremo guardare benissimo e attentamente alle condizioni di finanziamento, dobbiamo assicurarci che saranno favorevoli e ovviamente le condizioni finanziarie potrebbero evolvere, potrebbero cambiare. Non è così semplice come lo dice lei, non è una somma fissa, e anche dipende dal fatto che vogliamo essere in grado di mantenere queste condizioni finanziarie favorevoli per poter spingere i consumatori di spendere e gli investitori di investire, e spingere l'inflazione verso i nostri obiettivi e aiutarci di raggiungere il nostro obiettivo di stabilità di prezzo. Quindi spero che ho fatto qualche chiarimento per quanto riguarda con la sua confusione, e spero che ho tolto un po' della sua confusione. Per quanto riguarda la forza dell'euro, vorrei dirle che monitorando i tassi di cambio, lo stiamo facendo, stiamo monitorando bene il tasso di cambio con il dollaro, e questo tasso di cambio ha un impatto sull'inflazione, sul prezzo, sulla stabilità del prezzo e sulle nostre proiezioni di inflazione. Quindi ovvio che siamo molto attenti, e come ho già detto prima, tutti gli strumenti possono essere aggiustati e nulla è fuori dal tavolo. Easter in a lot of countries. Are you expecting a